Buongiorno a tutti, io sono Vittorio Vaso 88 e questo è il mio mondo. Buongiorno a tutti, io sono sempre Vittorio Vaso 88 e questa è una puntata del mio mondo. Allora, prima di iniziare, volevo segnalarvi il canale di Ore di Orrore, che è un ragazzo che fa recensioni di film horror, però sono quegli horror un po' di serie B, quegli horror che non tutti conoscono, quelle chicche del genere. E lui fa queste recensioni ben fatte e lui è preparatissimo, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata, metterò il link nella descrizione, e merita veramente tanto. Allora, il film di cui voglio parlare oggi è un film che è uscito a ottobre 2010 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in gran parte del mondo, e qui in Italia è uscito solo a fine febbraio del 2011, quindi un mesetto fa. È passato in sordina, l'hanno dato in poche sale a orari assurdi, ed è per la regia di John Landis e si chiama Ladri dei cadaveri, sottotitolo Broken Dare, mentre invece la lingua originale, il titolo è semplicemente Broken Dare. Non so perché hanno dovuto aggiungerci questo Ladri dei cadaveri, ci sta bene come titolo Broken Dare, però vabbè. Allora, il film è di John Landis. Per chi non lo sapesse, John Landis ha diretto Animal House, che è un po' nel 78, che è un po' il capostipite di film come Porky's e poi di quelli di nuova generazione come gli American Pie, diciamo che ha dato il via a questo filone tipicamente americano. Poi ha diretto anche pochissimi anni dopo Blues Brothers con Dan Aykroyd e John Belushi, il fratello di Jim Belushi, che purtroppo è morto, scomparso prematuramente a causa di un overdose. John Belushi e Dan Aykroyd che hanno partecipato alla scrittura della sceneggiatura assieme appunto a John Landis stesso, che ha una passione per la musica soul e si vede appunto nel film Blues Brothers, perché sono inseriti camei di personaggi della musica soul e non soul intramontabili come Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown e più ne metto. Quel film ha una colonna sonora pazzesca, è uno dei film più belli della storia del cinema, è splendido. E poi ha diretto anche altre pellicole come Un lupo americano mannaro a Londra. Perché John Landis è un fine umorista, è un fine autore di commedie, e con Un lupo americano a Londra coniuga l'horror con la commedia, quindi ha un umorismo spesso grottesco ma veramente apprezzabile. E poi ha diretto anche altri film come Beverly Hills Cop 3, Il principe cerca moglie e altri, ne ha fatti veramente tanti nel corso degli anni. Lui ha una lunghissima carriera da regista, è cominciato presto, verso la fine degli anni 70. E quindi questo film vede come protagonisti Simon Pegg, che forse molti di voi si ricorderanno per aver interpretato pellicole assieme a Nick Frost, pellicole come L'albero dei morti dementi oppure Hot Fuzz. Poi ha interpretato anche il ruolo del protagonista Sidney in Star System, Se non ci sei non esisti. È stato Scott, il signor Scott, nello Star Trek di Jim Abrams, quindi è un attore che sta avendo un grande successo, è bravissimo, ed è uscita da poco negli Stati Uniti la commedia che lo vede protagonista assieme all'amico e collega Nick Frost, Paul, quello con l'alieno doppiato da Seth Rogen nella versione originale. Comunque, qui Simon Pegg è bravissimo. A me Simon Pegg come attore piace tantissimo, attore britannico, caratterizzato da un'espressività particolare. Lui ha questo volto tipicamente britannico, biondo, occhi azzurri, con un certo portamento, ma anche questa faccia un po' però ha questa espressività un po' da bamboccio che fa ridere solo a guardarlo. L'albero dei morti dementi, che interpretava Sean, era pazzesco perché solo a vederlo ti veniva da ridere, e qui è la stessa cosa, però qui diciamo che si dà un contegno, sembra un po', si atteggia gentleman, recita a fianco di un attore che non dico proprio una vera e propria sorpresa, ma effettivamente sorprende, ed è Andy Serkis. Chi è Andy Serkis? Molti di voi se lo ricorderanno per quello che è il suo ruolo più famoso, che però non si vede molto col suo vero aspetto, perché lui è Gollum nel Signore degli Anelli, ha prestato le sue movenze e il suo corpo a Gollum, e lo si vede all'inizio della terza pellicola del Ritorno del Re, quando viene raccontata la storia di Sméagol, prima appunto che diventasse Gollum, e lo si vede appunto nella sua forma umana, se vogliamo, o hobbit. E poi lui ha prestato anche le sue movenze sempre per un film di Peter Jackson, al King Kong. Lo scimmione è proprio preso dalle sue movenze, perché lui è un mimo, non è solo un attore. Qui invece è in veste di attore ed è veramente, veramente bravissimo. La storia è una storia particolare, tutto ambientato nel 1828 a Edimburgo, ed è ispirato ad una storia vera, ad un ciclo di omicidi più o meno efferati ad opera di questi due
gentiluomini, chiamano così, che si chiamavano tutti e due William, William Burke e William Hare. William Burke interpretato, detto Willy, interpretato da Simon Pegg, e William Hare interpretato da Andy Serkis. Diciamo che nello sfondo di questo Edimburgo, che è presentato come una metropoli in espansione, dove la scienza, sta prendendo sempre più piede, dove l'alta società si sta imponendo, siamo qui in una città in fermento, diciamo, anche se in realtà è in contrasto col clima di ignoranza che si trova all'interno del film. Ecco, sullo sfondo di questa città si muovono questi personaggi, che sono uno più particolare dell'altro. Abbiamo anche una splendida Isla Fisher che interpreta questa ragazza, che si vuole imporre come attrice, frivola ma anche molto sensuale. A me Isla Fisher come attrice piace tantissimo perché è di una bellezza sorprendente, è bellissima. E qui appunto interpreta un ruolo particolare, questa ragazza che è intelligente ma che fa un po' la civetta. E diciamo che la storia è assolutamente assurda, è assurda come lo sono tutte un po' le storie dei film di John Landis. Sono queste storie assurde che vedono personaggi assurdi che fanno cose assurde. Tra i vari personaggi, ci sono anche dei personaggi comprimari che meritano, secondo me, come interpretazione, tra cui c'è anche Tim Curry, che interpreta questo dottore, questo luminare della medicina, molto tronfio, sbruffone. E ecco qui, Tim Curry, secondo me, è un grande interprete, perché è un grande caratterista. Molti di voi forse se lo ricorderanno perché ha interpretato il professor Frankenfurter nel Rocky Horror Picture Show, poi lui è stato diciamo il concierge dell'albergo di Mamma, ho riperso l'aereo. Avete presente quando lui va a New York a Plaza Hotel? C'è questo concierge, il receptionist, che ha diciamo il capo dei vari facchini, che ha questo sorriso cattivissimo. Non so se lo ricordate, quello è Tim Curry, ma penso che molti di voi se lo ricorderanno per altri due film che sono Signore il diritto e servito di Jonathan Lynn, che è il film ispirato al gioco da tavola Cluedo, in cui interpretava Watford, il maggiordomo. E poi credo che l'interpretazione per cui tutti se lo ricorderanno è It. Pennywise, il clown, il pagliaccio dell'adattamento televisivo del romanzo di Stephen King, It, è lui, è proprio lui, quello con questo ghigno malefico, con queste zattere rosse sulla pelle bianca. È Tim Curry. Qui interpreta appunto questo professore. E questo film, perché secondo me è un piccolo capolavoro? Innanzitutto perché John Landis è un ottimo regista. John Landis fa ballare, fa danzare la macchina da presa e coinvolge lo spettatore perché, essendo una storia assurda, lui cerca con le varie inquadrature di buttare lo spettatore all'interno dell'azione, no? E quindi non c'è mai una, non è una regia statica, ma non è neanche una regia troppo in movimento. Lui equilibra, secondo me, in maniera magistrale le inquadrature, unendo una fotografia che secondo me è buona, perché comunque dobbiamo anche pensare che le scenografie sono molto affascinanti, per cui la fotografia si armonizza in maniera impressionante con quella che è la regia e la scenografia, perché abbiamo questi colori molto cupi, cupi proprio, cupi e anche a tratti seppiati, perché diciamo che la vicenda si svolge soprattutto in vari ambiti. Ci sono gli ambiti della società altolocata, quindi avremo studi di grandi dottori, case colme di pizzi, porcellane pregiate, e poi invece abbiamo il mondo in cui si muovono i due protagonisti, che sono due tipi che si atteggiano a gentleman, ma alla fine vischiati in affari loschi, che si muovono in queste taverne fumose, frequentate magari non da persone eccessivamente rispettabili, dove la fotografia cambia, diventa forse leggermente più seppiata, più squallida quasi, proprio per immergere lo spettatore nell'atmosfera. Ecco, è un film che fa veramente tanta atmosfera. Sembra proprio di essere immersi in questo mondo. E poi il film è un piccolo capolavoro, soprattutto innanzitutto per gli interpreti, perché abbiamo degli interpreti che sono dei grandi caratteristi e che non escono mai dal seminato. Sono interpretazioni equilibrate, ma nonostante siano molto buffonesche da parte di tutti gli interpreti, non c'è mai un'esagerazione. Sono grandi professionisti questi, gli attori coinvolti in questo film, che nonostante gli sia chiesto di recitare in maniera molto buffonesca, non eccedono mai. E questa è una cosa molto importante, perché
John Landis, per me è un genio, allora, la sceneggiatura c'è da dire che non è di John Landis la sceneggiatura, ma la si vede la mano di John Landis, perché John Landis è veramente capace a prendere in mano una storia che sulla carta può sembrare stupida e a dargli un tocco raffinato, un tocco intelligente che pochi altri registi sanno dare. Anche se qui la regia non è sua, riesce comunque a trattare la materia. Cioè la sceneggiatura potrebbe tranquillamente essere una sceneggiatura di John Landis, perché è proprio il suo tipo di genere. E lui riesce a prendere in mano la materia e a tramutarla in qualcosa di raffinato, in qualcosa di quasi colto, diciamo. Ci sono molti riferimenti colti in questo film, anche a personaggi realmente esistiti. Sono personaggi, appunto, dicevo, scusate, realmente esistiti, storici, che vengono armonizzati nel film. A me questa cosa è piaciuta veramente tantissimo, io non voglio dire niente perché dovete godervelo. E dicevo, questa trama buffonesca poteva far risultare il film pesante, stupido, e invece John Landis è riuscito a dargli una direzione giusta, a dare una giustificazione per le azioni dei personaggi, per quanto possano sembrare stupide, idiote, e ne esce fuori un film perfettamente godibile. Durerà, penso, mi pare poco meno di 2 ore. Godibile, divertente, si fanno grasse risate, ma. È anche bella la storia prende, si cerca di capire come andrà a finire, perché comunque c'è un po' di suspense. È un gran bel film, è un gran bel film, e pochi riescono a fare film di questo tipo rendendogli qualcosa di più, perché questo non è uno di quei film che andranno nel dimenticatoio, è una piccola perla di un regista che ogni tanto riemerge con film eccellenti, secondo me. Quindi io spero di non avervi annoiato troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!